Questa è la storia più assurda di tutti i tempi. Nel 1922 Dolly aveva 33 anni ed era la moglie di Fred, un ricco imprenditore. Vivevano insieme in questa casa quando Fred un giorno iniziò a percepire una presenza oscura dentro casa. Rumori inspiegabili provenire dalla soffitta e spesso vide delle ombre passare davanti alla sua camera da letto. Fred era spaventato a morte. Così decise di trasferirsi con la moglie in questa casa a Los Angeles. Ma Fred da subito ricominciò a vedere le stesse presenze oscure di prima. Fred pensava di essere perseguitato da uno spirito malvagio. Fino a quando un giorno Fred e la moglie ebbero una discussione molto violenta in camera da letto. E all'improvviso un uomo uscì dalla porticina della soffitta, si avvicinò a Fred e gli sparò, uccidendolo all'istante. La polizia venne così a scoprire la terribile verità. La presenza malvagia che Fred vedeva per casa era l'amante della moglie, Otto Sanhuber, che per quasi 10 anni era andato a letto con la moglie di Fred mentre questo era al lavoro e di notte si nascondeva in soffitta.